Voci per tutti, insieme a me c'è Giovanni dell'Associazione Mano Bianca e poi ci sono altri amici. Niente, mi prego di ascoltare queste poche cose da dire, spero di non dilungarmi troppo e di accettare le parole umili di un cittadino della società civile, poi di un attivista. Niente, innanzitutto sembra doveroso fare un chiarimento. Il movimento, il coordinamento comitato fuochi non è il movimento comitato di Maurizio. Il coordinamento comitato di fuochi è un coordinamento, appunto, che è nato a Caivano, vede la sua formazione a Caivano, grazie a mettere insieme di fare rete, di fare partecipazione attiva sul territorio, di più di 40 associazioni. Sì, l'idea è nata a Caivano, insieme con il padre Maurizio, insieme a me di voci, di Bianca e altre associazioni di altri comuni. L'idea è stata subito quella là di iniziare a far sentire la nostra voce, perché noi siamo consapevoli che il sistema democratico in Italia è fallito, e come è fallito in Italia è fallito anche nei nostri comuni e nelle nostre regioni. Quindi abbiamo affidato tutta la nostra, diciamo, fiducia alla magistratura, perché crediamo solo nei soci di oggi. E lo vediamo dai titoli di Stato, diciamo dai titoli dei primi giornali delle pagine. Cioè, solo la magistratura contrattacca alla situazione Stato-mafia, mentre non vediamo altro che vedere dalla politica regionale, provinciale, nazionale, solo corruzione con la mafia, con la 'ndrangheta e con la camorra. Detto ciò, ho fatto questa considerazione e ribadisco, il movimento non è solo padre Maurizio, il movimento sono tantissime associazioni, tantissimi cittadini attivi, e la dimostrazione sono le 32.100 firme che a presto arriveranno a 35.000 e il numero cresce giorno per giorno. E ricordiamo che queste firme verranno poste a memoria della magistratura man mano che verranno ricevute, quindi verranno date sempre in mano alla magistratura per supportare questa denuncia. Ricordiamo che nella denuncia sono stati querelati 42 sindaci di 42 comuni differenti, la provincia di Napoli con assessore annesso, la regione, presidente della regione, assessore annesso, e lo stesso vale per i sindaci e per gli assessori annessi. Queste cose, questa querela sono state portate non solo ai sindaci e alla magistratura, ma il comitato, come avete visto in questi giorni, è stato dal ministro Cancellieri, il quale ha ricevuto in mano da parte nostra, da parte dell'avvocato Mauro e di altri rappresentanti, la querela. Non solo la querela, ma al ministro Cancellieri abbiamo fatto vedere tutte le foto di quello che accade nei nostri territori. E posso dire che il commento della Cancellieri è stato di pura vergogna, di sdegno, di indignazione. E stiamo parlando di una donna che è stata prefetto prima di essere, ed è ancora un prefetto. Ricordo c'è stato un articolo sull'Espresso sulla Cancellieri in questi giorni, che parliamo dell'Espresso, un giornale di fama nazionale, c'erano solo parole d'elogio nei confronti del ministro Cancellieri. Lo stesso sdegno si è avuto da parte del ministro Clini ieri a Roma, che lo stesso ha ricevuto la querela da parte del coordinamento, e lo stesso sdegno che continua ad esserci purtroppo è da parte degli europarlamentari, che ogni anno vengono qui in Italia, vengono in Campania e trovano sempre la stessa situazione, sempre più peggiorata. Inoltre, detto ciò, un'altra precisazione che dovrò fare è che qui non si tratta di terra dei fuochi, qui si tratta di terra dei veleni. Qua non è il copertone che brucia. Quando brucia un copertone, noi non vediamo il fuoco, vediamo il fumo, vediamo i veleni. E lo stesso sono veleni, perché questi veleni stanno interrati nei terreni. E questi terreni producono il prodotto terziario, cioè l'agricoltura, quella che va sulle nostre terre, il prodotto agricolo. E questi prodotti purtroppo li ingeriamo, non li ingeriamo solo noi, li ingeriscono anche a nord Italia e nel nord Europa. Infatti non a caso una comunità svedese si è messa in stretto contatto con noi, perché loro hanno timore di morire avvelenati con i prodotti campani. Diciamo chiaramente che questa situazione non può venire a galla, perché purtroppo smonterebbe l'intero sistema economico nazionale. E non ci venite sempre a dire la solita favola del cavalluccio rosso, che noi
non so queste grandi quale la forma del codice rosso, sempre le stesse cose. Noi del coordinamento vogliamo stare nei posti dove si discute e si partecipa, non vogliamo sentire la stessa cantilena. E oltretutto ci chiediamo cosa ha fatto la politica locale, cosa ha fatto? Parliamo di sversamenti nelle terre, bene, ok. E della zona A, se degli uffici presenti sul nostro territorio che inquinano continuamente, qui in questa stanza sono presenti alcuni dei personaggi che hanno votato per l'impianto CDR, oggi Steve. Altre persone che hanno permesso di mettere sul territorio di Caivano altrettanti opifici altamente inquinanti. Vedi caso ultimo della Delta Chimica che è stata rinnovata la licenza per portare rifiuti altamente speciali nel territorio di Caivano, tra l'altro una zona agricola. Cosa abbiamo da dire? Cosa vogliamo dirci? Di cosa vogliamo parlare? Si parlava di monitoraggio dei roghi, ma scherziamo. A Caivano non c'è mai stato il rilevamento dell'aria, l'ultimo risale al 2005. L'ultima relazione sugli opifici inquinanti risale al 2005 fatta dall'ingegnere Antimo Perfetto. Non esiste il rilevamento delle acque, il rilevamento delle acque l'abbiamo fatto noi cittadini, volontari. Alcuni studenti universitari si sono proposti di rilevare le acque. Cosa abbiamo verificato? Che nelle terre di via Lavarone, più o meno da Samì, di Pascalona, la frazione, e di Alpresa del centro di Caivano, l'acqua è altamente inquinata, i valori di fluoruro sono altissimi. Purtroppo non siamo andati, oltre perché fare ulteriori indagini costava, noi non abbiamo soldi per fare queste indagini. Quindi, non avendo noi soldi, cosa possiamo fare? Si è parlato di abbiamo ricevuto notizie in questi giorni che qui l'amministrazione locale ha dato un certo insomma verso il verde pubblico e non è stato messo un euro a favore dell'ambiente, un euro. Mentre magari posso portare un piccolo esempio, ma forse perché giusto così, almeno il comune di Fattagnore ha iniziato, tutto ok, faccio il rilevamento, qui non è stato fatto. Nessuno ancora sa di che morte si muore. Qua tutti abbiamo il morto in casa ma nessuno lo vuole ammettere. Innanzitutto voglio ricordare che quel che erano c'è stato il tavolo di dei sindaci, 8 sindaci erano presenti alla chiesa di Matrimonio. 8. Tutti i sindaci dei comuni di Limitrofi. Il giorno prima che accadeva l'episodio, il prefetto e i sindaci si erano poi di nuovo rincontrati nella chiesa di Matrimonio e l'amministrazione di Caivano non c'era. Dov'è il tavolo? Dov'è l'azione comune? Dove sta? Fino ad ora non abbiamo visto ancora niente. Scusate se guardo troppo, però ho puntato un po' delle cose. Inoltre, sempre ritornando al fatto di Padre Maurizio, il giorno dopo di quell'incontro c'è stata la sceneggiata, di questi sindaci che si sono incontrati insieme a Padre Maurizio, discusso insieme a Padre Maurizio, e fare fronte comune insieme a Padre Maurizio, non è arrivata una parola. Dico un po'. Hanno preso posizioni tutti i capi dello Stato, il ministro cancelliere ha chiamato Padre Maurizio, tutti i prefetti d'Italia hanno chiamato Padre Maurizio. Mancava solo la telefonata di Monti, Grimellini, Busi, Saviano. Poi vogliamo parlare di Saviano. Saviano ha ragione, perché così Padre Maurizio è lo Stato da noi. È così, Padre Maurizio è lo Stato da noi. Non è l'amministrazione. Poi vabbè, poi. Giusto vorrei ricordare alcuni presenti che sono qui, ritornano sempre al discorso del Cavoluccio Rosso, vogliamo parlare della commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo di rifiuti. Vabbè, già nel 2006 era stata fatta questa commissione, c'è tutto scritto. In quella commissione erano presenti l'onorevole Mauro Libè e l'onorevole Paolo Rosso. Questa la possiamo la potete trovare sul sito del Senato. È tutto scritto là. Cosa ci volete dire prima? Cosa? E a questo punto concludo che per dire come dicevo non era mai, giustamente è una frase bella quella che ha detto, l'ho puntata perché cioè, per avere fiducia nei cittadini bisogna collaborare con loro, è giusto, ma come oggi un cittadino collaborare con la politica quando la politica in questi anni, questo quindi ha fallito, come può un cittadino venire a parlare con persone che hanno distrutto, hanno fatto parte della distruzione del proprio paese?
Di Napoli, sarà depositata anche a Santa Maria Capua Vetere e poi anche a Nola. Logicamente si tratta di atti di omissione relativamente appunto a quello che noi abbiamo verificato, documentato e valutato appunto sul territorio. Il senatore sa benissimo appunto le varie relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite che spiegano chiaramente appunto i fatti e che oggi, dato che il coordinamento è stato invitato grazie al suo impegno a determinati appuntamenti, oggi tutti sanno la realtà dei fatti, tutti sanno cosa accade in questa terra di fuochi. Terra di fuochi che però, notate bene, non è questa qua che sta messa qua sotto in questa immagine. Questa immagine è sbagliata. Qua ci stanno dei cassonetti con dei rifiuti urbani incendiati. Risale a quando l'ultima volta si è fatta la devastazione sul corso di Caivano per la mancata raccolta di rifiuti. Forse questa è la foto che è stata presa, ma non è questa la terra di fuochi. La terra di fuochi è quella che nasce a seguito di uno sversamento, e solo il senatore lo ha detto, perché il senatore è ben cosciente delle relazioni che sono state presentate. Forse è l'unico in questa sala che, dato che comunque ha fatto parte della commissione, forse anche non sono proprio male, sa bene di che cosa si tratta la terra di fuochi. Non sono questi, noi stiamo parlando di aziende che operano e smaltiscono i rifiuti industriali nelle nostre terre. È stata bonificata, come diceva l'assessore, la via Sant'Arcangelo. Io sono stato ieri a via Sant'Arcangelo. È una vergogna. C'è anche un container di copertoni nascosto a Sant'Arcangelo. Qual è la bonifica? Se vedete, l'accompagno io, lo porto a vedere. Ci andiamo, non c'è problema, sì, certo non è. No, appunto, vogliamo la parola al balzo e mettiamo alla luce queste situazioni, perché via Sant'Arcangelo è stata rovinata. Si tratta di pellami, borse, tutti i tipi di scarto che vengono abbandonati e a volte bruciati, ma a volte anche lasciati lì, ma non solo nelle campagne, anche appunto all'interno della città. Stamattina a Napoli abbiamo incontrato lastre di Eternit gettate per la strada. Basta soltanto una fibra di quella cosa, c'entra nel corpo un neoplasma, 20 anni di incubazione, ci ritroviamo magari a 40 anni con un figlio piccolo, abbiamo un tumore, un cancro, abbiamo perso la vita, tutti i nostri sacrifici gettati al vento. Noi siamo ben felici di oggi di essere noi giovani a parlare in questa sala e che ci viene data la possibilità di confrontarci con questi giovani, perché tutto ciò che è stato detto, le parole della politica, sono giuste. Noi non fanno una piega, e questo è il discorso da affrontare. Ma ci rendiamo però anche conto che quel rapporto tra Stato centrale e ente locale, quell'asse che dovrebbe conoscere, si è spezzato, non esiste più oramai. Gli enti locali da soli non possono fare tutto, non possono essere abbandonati a se stessi gli enti locali, né tantomeno però gli enti locali possono fare scaricabarile nei confronti magari di chi dovrebbe impegnarsi, come ad esempio il prefetto. Quando il prefetto ha detto determinate cose agli enti locali, gli enti locali si sono trovati solo abbandonati, non hanno fondi, non hanno i mezzi, logicamente le forze dell'ordine più di quello che fanno, cosa devono fare? La situazione è davvero critica e devastante. Quanto è stato detto dal senatore e dalla persona che sono era stata giusta da seguire, ma bisogna farlo concretamente. La spinta dal basso deve venire dal popolo, dai cittadini, sta arrivando. Più di questo, noi cittadini cosa dobbiamo fare? Noi non ci siamo assunti delle responsabilità nei confronti dei cittadini che ci hanno votato. Bravo. Io quando si mi capito non mi capito, ci sarà, voi vi troverete soli più tra poco, perché ci sarà l'esodo dei cittadini campani. Se ne andrà, i giovani se ne vanno, qua non ci vogliamo morire, io non ci muoio, ma sto facendo il minimo, perché è un dovere farlo. Mi sento un cittadino, io amo questa terra, non posso non fare. Mio figlio domani quando mi guarda deve guardare con orgoglio, deve dire: papà, dove mi hai fatto qualcosa? Scusate se ho fatto. Bravo.
Ma io non mi sono preso una responsabilità di scelta, perché quando mi sono, se una persona si candida è ben cosciente della situazione tragica che ha il suo paese e si fa carico di quelle responsabilità, altrimenti non si candida. Bravissimo. Avete un ragazzo che si sta cercando di impegnare, e vogliamo dire anche un'altra piccola cosa al senatore che è qui presente, vogliamo facendo anche una domanda, perché ne è cosciente. Certo, ma il provvedimento che è stato emesso dal Consiglio dei Ministri per bruciare le ecoballe all'interno dei cementifici, questo da lei sembra un atto utile nei confronti della popolazione per risolvere il problema delle ecoballe che stanno messe là, che tutto hanno, tranne la parola eco. È una tragedia questa cosa dei cementifici. Voi del PD, che avete comunque una posizione, vi dovete opporre a questa cosa. Non potete permettere questa cosa. Anche durante. Però lo sostenete voi questo governo, che lo sostenete voi. È stato però proposto, esiste questo, è stato però proposto. Lo sostenete voi questo governo. Che bombino, poi c'è stato fatto il vincente. Io comunque ad ogni modo espresso a nome mio, a nome delle associazioni che vanno, e a nome del coordinamento, quanto emerge, lasceremo comunque anche al senatore il nostro documento, qui in modo che potrà comunque farsi luce di tutto quello che noi proponiamo, così come è stato presentato tutti i dossier che voi avete fatto, sia ai vari ministri, e che comunque continueremo a portare avanti. Vi ringrazio per questa opportunità e spero realmente che queste parole di stasera da parte dei sindaci che stanno dando le forze dell'ordine, che ringraziamo fortemente, e anche il Partito Democratico e tutto quello che è stato detto, sia veramente la base di un qualcosa che ci possa portare, non di una soluzione, tanti un muoio prima e poi la soluzione su questo problema, ma che però sia la strada di un problema.